La cattedrale di San Rufino conserva un patrimonio di arte, storia e spiritualità esistente nella chiesa ma anche nei luoghi che costituiscono oggi un polo culturale di cui fanno parte il museo, la biblioteca e l'archivio diocesani e l'archivio capitolare. Queste testimonianze sono fonte essenziale per ricostruire la storia della città e della chiesa locale. Già negli anni 30 del Novecento si pensava all'istituzione di una raccolta d'arte nella quale far confluire anche le opere d'arte provenienti da confraternite e chiese del territorio. L'inaugurazione del museo e dell'archivio capitolare si svolse il 3 settembre 1941. Attualmente, dopo il restauro seguito al sisma del 1997, il museo è collocato nei sotterranei del Palazzo dei Canonici. Il museo custodisce reperti archeologici, dipinti ed arredi provenienti dalla cattedrale, da oratori confraternali e da parrocchie soppresse. Comprende inoltre un'interessante collezione donata alla diocesi di Assisi dal celebre storico dell'arte statunitense Frederick Mason Perkins. Don Mariano Dionigi si occupò di riorganizzare l'archivio del capitolo che avrebbe dovuto acquisire gli importanti documenti delle confraternite. Per questo Monsignor Nicolini lo incaricò già nel 1936 di visitare le sedi delle confraternite. La determinazione conseguente fu quella di trasferirne i documenti presso l'archivio capitolare. Si tratta di documentazione assai importante per la storia della città, ma anche per la storia dei sodalizi ed anche per la storia della lingua, in quanto vi sono frammenti di laudare in volgare del XIII e XIV secolo, preci, inventari e conti dalla fine del XIII secolo. Per iniziativa dell'archivista del capitolo e con l'accordo del podestà Arnaldo Fortini, verso la fine degli anni 30 del Novecento furono acquisiti i registri della popolazione che erano stati confiscati dal comune di Assisi dopo l'Unità d'Italia per la formazione dell'anagrafe dello Stato. Questi sono documenti molto consultati perché essenziali per le ricerche genealogiche. Tra l'altro è molto difficile trovarli negli archivi capitolari. Ad Assisi esistevano 13 confraternite, di cui 11 disciplinate, cioè formate sull'esempio delle pie associazioni fondate da Fra Raniero Fasani da Perugia nel 1260. L'azione delle confraternite, oltre ad avere una valenza sociale per l'esercizio delle opere di carità e l'azione di mutua assistenza tra i confratelli, ha avuto una grande importanza come committenza d'arte e per aver inciso in modo importante sull'urbanistica della città per l'edificazione e il restauro delle sedi e degli oratori. Come già detto, alcune opere d'arte dalle chiese confraternali sono confluite nel Museo Diocesano, come per esempio lo stendardo processionale a due facce del 1378 proveniente dalla confraternita di San Leonardo delle Sacre Stimmate e l'affresco strappato proveniente dall'oratorio della confraternita di San Rufinuccio, opera di Puccio Capanna, che rappresenta immagini di passione. Monsignor Placido Nicolini ebbe a cuore la conservazione e la valorizzazione del patrimonio spirituale, storico e artistico della sua città, pur non trascurando mai la sua missione pastorale, che si svolse per un periodo piuttosto lungo, ben 45 anni. Nato a Villazzano di Trento il 6 gennaio 1877 da famiglia contadina, entrò giovane nell'ordine benedettino. Si laureò in teologia a Roma nel 1899 e nel luglio 1928 fu nominato vescovo di Assisi. Lasciò la città serafica nel 1972 per ritirarsi a Villazzano, dove morì il 25 novembre 1973, all'età di 96 anni. Dopo la sepoltura provvisoria nel cimitero della sua città, il corpo fu traslato ad Assisi nel 1975 e collocato nella Cappella della Madonna del Pianto, nella Cattedrale di San Rufino,
in un loculo ornato da un pregevolissimo bassorilievo in bronzo dello scultore Enrico Manfredi. Nel 1977 lo Yad Vashem lo ha riconosciuto come giusto tra le nazioni. Egli infatti si adoperò in prima persona, rischiando anche la propria vita, in collaborazione con Donaldo Brunacci, padre Rufino Niccacci, tipografi Brizzi, alcune suore di clausura e il famoso ciclista Gino Bartali, per salvare tanti ebrei rifugiatisi in Assisi. Il ricordo di questi accadimenti è conservato nel Museo della Memoria di Assisi, 1943-44. Le sezioni della mostra raccontano attraverso saggi, documenti originali ed inediti, oggetti e riconoscimenti, il ruolo dei protagonisti riconosciuti dallo Yad Vashem, giusti tra le nazioni, ma anche il ruolo di alcuni cittadini benemeriti e di personaggi come padre Michele Todde, che provvedeva allo smistamento degli ebrei in luoghi sicuri, e del podestà della città Arnaldo Fortini, che pur essendo rappresentante del regime ebbe un ruolo fondamentale per la salvezza di alcune famiglie sfollate.